La compagnia della Morelli. Ecco qui, per favore, ci vorrebbe ben altro. Peccato che Mbappé si sia promesso al Real. E Fulvio insiste, hai perfettamente ragione, non possiamo permetterci di continuare a scommettere coi giovani, sono 11 anni che non vinciamo Scudetti e 14 che non vinciamo la Champions. La mia pazienza da tifoso milanista è terminata da molto. E la tua, Gio? No, la mia invece è ben salda e fiera anche. No, ma allora, ma quello che mi fa ridere, perché io rispondo anche abbastanza piccatamente un po' a tutti, pur rispettandoli, perché io rispondo, dico la mia, e ho anche la mia maniera di con le cose, però rispetto tutti, non è che vado sul personale. Però mi fa molto sorridere Fulvio, come tanti altri tifosi, che sembra che Maldini e Massara non comprino i giocatori, ma comprano le caselle del bingo e si mettono lì e vedono se escono i numeri, hanno vinto, se non escono, hanno perso. No? E secondo me loro fanno... Loro i giocatori li studiano e anche se non sono affermati, loro credono che questi giocatori siano dei top player, logicamente. Poi c'è chi preferisce prendere De Ligt a 80 milioni e adesso ne vale 10, piuttosto che magari prendere Tomori in prestito e adesso magari ne vale 50 o 60. E io no, io preferisco Tomori, anche se non era un campione affermato. Io preferisco Tomori a De Ligt. Non sempre. Se io avessi una squadra di pallavolo, invece preferirei De Ligt, perché con le mani è molto più bravo. L'equazione sbagliata è che non sempre il campione affermato arriva qua e ti fa la differenza. Tante volte quello non affermato ti dà più prestazioni di quello affermato, no? Cioè, prendiamo per esempio, no? Il Barcellona spende 100 milioni per Coutinho. Bravo Barcellona che ne spendi 100 milioni. Adesso lì un giocatore che vuoi desfesciare e nessuno vuole. Ha speso 120 milioni per Dembélé. Ma lì sono bravi perché spendono. Allora sono bravi tutti. Allora torniamo ai Fassoni che andavano lì, quanto vuoi, 20 milioni. Anche ai Leonardo. Esattamente, a prendere Higuain e eccetera eccetera, ma non è così che funziona. Anche perché i giocatori poi vanno presi, sì, per quello che ti possono dare in campo, non come per dice, quello che